Susa, dove vai? Ciao Andri! Io che volevo scappare via, già mi hai raggiunto. Vai via, vai, 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 vai. Ciao, ciao, dai, ciao. Fammi vedere come pagaiocci. Prende per il sedere. Bastardo. Bastardo dentro. Sei proprio bastardo dentro. Ciao ragazzi, siamo sul lago di Ledro. Una figata unica, ragazzi. Subito in canoa. Bentornati sul canale, seguiteci su questo nuovo video perché vi faremo vedere dei posti bellissimi. You got me shaking, yeah, I feel the fever coming on. Boy, you know you're all I want. Keep saying. Abbiamo trovato una chicca dove alloggiare. Mamma, che è proprio sui monti qua in alto. Poi oggi pomeriggio faremo del trekking, ma intanto siamo partiti a bomba. Vai, godiamoci le canoe. Adesso facciamo un tuffo, buttiamo la sulle. No, buttiamo a... Oh, bravissimo, bravi. Vai, vai giù di là, dai. Dove? Giù di là. Che posticino. Guarda che bello, qua è proprio selvaggio, eh. Siamo arrivati sotto un'insenatura bellissima e c'è un'acqua molto verde. Guarda che verde. Ho visto delle trote. Rilassante, eh. Finish. Che peccato, mi stavo divertendo. Che bello, Andre. Bellissimo. No, che meraviglia, ma è bellissima! Che vista, eh? Mamma! E questo, signore e signori, è il benvenuto della casa, formaggetti e salumi affettati, che meraviglia! E accanto, per non perdere l'abitudine, la guida del trekking, così si smaltisce tutta questa bella robetta qua. È arrivato il momento di fare un bel trekking e siamo fortunatissimi perché abbiamo il percorso proprio accanto a casa, quindi non dobbiamo neanche prendere la macchina. Poi oggi abbiamo una guida d'eccezione, ci accompagna il nostro amico Matteo qua. Buongiorno. Così almeno ci porta nei posti che lui conosce, e tra l'altro Matteo è il proprietario di questo splendido chalet. Eccoci. Ciao Matteo. Ciao, buongiorno. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo dello chalet Nuer, che guarda che bello che è messo lì, è che questi ragazzi hanno fatto un'isola felice praticamente, vero Matteo? Cioè, tante le volte se ne parla, ma questa è autonoma al 100%, dal pozzo alla produzione di energia elettrica. Voi non siete neanche collegati con l'Enel, praticamente. Niente rete, autonomi al 100%. Fantastico. Acqua calda dai pannelli solari termici, solari fotovoltaici, energia elettrica dai solari fotovoltaici. È una bella sensazione, eh? Sì, insomma. Essere completamente, diciamo, svincolati. Essere liberi. A me dà proprio l'idea di libertà, guarda. Soprattutto. E poi molto comoda, quindi, perché tiene bene calda, c'è un cappotto gigante. A me piace vedere queste cose. Ieri Matteo ci ha fatto vedere l'impianto, il cuore pulsante della casa. È veramente stupendo. E quindi magari poi, se venite, glielo chiedete, se siete fortunati vi fa vedere tutto l'ambaradan che ha costruito, perché veramente ne vale la pena. Sì. E poi mi dilungo un attimo, ma anche l'arredamento è pazzesco, lo vedrete nelle immagini, con un'illuminazione ben curata. Bravi ragazzi, secondo me. Bene, grazie, numero uno. Complimenti. Very green, very green. Grazie mille. Esatto. Che bella quella cima di rocce lassù, guarda che bellina che è. Bella. Vedo la croce e anche una persona. Insomma, adesso entriamo in un bel boschetto. Siamo saliti in quota, siamo a circa 1600 metri, vero Matteo? 1600, sì, più di 1600 metri. Ok, e adesso proseguiamo la nostra marcia. Arriveremo ai quasi 2000 metri.
del Monte Paris. Cavolo, pantaloni corti, altro che. Ah, guarda, vedi un pezzo di ghiacciaio là dietro. Eccolo là. E intanto si va camminando, andando. Qua è tipo una salita morbida, leggera, falso piano. Bello. Come va, Susa? Bene. E comunque far queste passeggiate ti rimette al mondo, eh. Proprio, proprio bene. Ragazzi, ve l'abbiamo accennato prima con Matteo, ma adesso è arrivato il momento di farvi vedere alcune immagini del bellissimo chalet Noer che ci ospita. Ragazzi, questa volta ci siamo superati, siamo in un posto fighissimo, lo chalet Noer. Ci troviamo in Trentino e siamo a circa 4-5 km dal lago di Ledro, quindi anche a pochissimi chilometri dal lago di Garda. Insomma, lo chalet è una figata e io voglio farvelo vedere tutto quanto. Questa è la zona giorno, qui mangiamo, qui prepariamo i nostri piattini e adesso seguitemi, andiamo a vedere su. Vi faccio vedere una chicca. Allora, cioè, ragazzi, il bello di questo chalet sono proprio le vetrate. Cioè, guardate che roba. Guardate come ci svegliamo domani mattina. Siamo proprio in mezzo al bosco. Lo chalet dei miei sogni. Doccia alla vista. Doccia alla vista. Per quelli fisicati, eh. Sì, sì, ma non è finita qua. Cioè, abbiamo la sauna. Sto giro, una dopo sauna tutte... in camera. Hai capito? Dopo è la prima volta che vedo una sauna in camera. Anche io, è la prima volta. E ti dico, dopo le nostre escursioni, tac. Sauna. Via in sauna. Ah. Beh, ragazzi. Usciamo da qui che siamo due figurine. Sapete, cioè, qual è il problema? Sapete qual è il problema? È andare a fare l'escursione, perché io qua ci starei tutto il giorno. Sì. Beh, guardate che roba. Mamma, che davvero meraviglia. Bellissima. Trucco magico, guardate cosa c'è qui. Wow. Guardate dove siamo immersi. Che vista. Tutto bosco attorno. E per di più qui abbiamo la possibilità di poter accendere un bel fuoco. Fuori in giardino. Quindi esattamente. Stasera aperifuoco. Aperifuoco e anche cena, altro che ristoranti. Allora, qua vedete, ragazzi, che si passa dal lago alla montagna in un batter d'occhio, quindi sport d'acqua. Abbiamo fatto la canoa, adesso montagna e anche Belloccia, dove si fa un bel trekking. Questi sono posti d'oro. Sono posti d'oro proprio. Poi è bello il lago perché ha quella parte selvaggia e quindi molto natura. Poi la parte con i servizi è ben equilibrato. Adesso io ho iniziato a parlare proprio quando qua c'è uno step mostruoso. Mi ha stroncato il fiato in un secondo. Guarda che roba. Grande timing, Andri. Grande timing. Allora, ragazzi, io volevo avvisare gli amici di YouTube di una cosa importante. Che da questo vlog qua il tabù non è più con noi. Se ci seguite su Instagram già lo sapete, e per chi ci segue solo sul canale ve lo diciamo adesso. Ecco, praticamente non so quando pubblicheremo questo video qua, è l'ultimo in cui c'era il tabù con noi, è stato quello al mare a Calaviolina. E quindi volevo ringraziare tutti per i tanti messaggi e così. Basta, mi fermo qua. Io non riesco a dire nulla. Guadagniamo la cima insieme, Susa. Ci siamo quasi. Dai. Bella, eh? Bellissima. Eccoci. 1807 metri. Come si pronuncia? Bocchet de Caret, okay. Nel nostro dialetto. Quindi l'obiettivo sarebbe quella croce là. Bello là. Nella buca qua e dopo là va sulla costa, cioè il sentiero è tutto dritto là sulla costa. Ci vediamo a rifugio a mangiare.
segni della guerra anche qua. Ormai siamo arrivati alla cima e ecco lì vedo la croce. Abbiamo fatto praticamente una piccola cima e la seconda, giusto? Esatto, sì, esatto. Siamo arrivati alla croce. È meraviglioso da qua il lago di vetro, guarda che bello, guarda che colori che c'ha. E adesso lui il pazzo si butta, eh. Pazzo, atleta di più che pazzo. Ma per me sono pazzi, ma nel senso buono, eh. No, lui è proprio pazzo. Così io mi giro a destra, perciò è... Boh, così. Allora, arrivederci. Ciao! Ciao! Piacere! Metti sulla pasta! Ciao! Ciao! Abbiamo dato, adesso ci vediamo a pranzo. Momento magna magna. Matteo, fa vedere quanto sei felice. Tantissimo. Evviva, grazie del giro. Beh ragazzi, questo percorso è stato apoteotico. Lo dico poche volte forse, ma è stato bellissimo veramente, grazie Matteo, e mi ha emozionato. Ci sono stati anche dei percorsi che io, che soffro un po' di vertigine, un po' così cos'ha, però la costa dietro, molto sì, la bella, costa dietro è bellissima, panoramica. Super panoramica, mi è piaciuto tutto. Poi là in alto il Paris, giusto? Il Paris. Mi ha emozionato, è bellissimo vedere il lago da sotto, quindi complimenti, bellissimo giro. E io sono commosso per gli spaghetti. Pomeriggio piovoso, sta diluviando, ma non ci sono problemi perché così ci godiamo in pieno questo bellissimo chalet. È già calda? È caldissima. You got me shaking, yeah, I feel the fever coming. E adesso cartolina finale, i punti di interesse attorno al lago di Ledro. La cascata di Gorg d'Abyss. Il museo preistorico delle Palafitte sul lago di Ledro, patrimonio UNESCO. E il Ledro Land Art, passeggiata nell'arte. Ragazzi, lago di Ledro come destinazione full time. Una settimana qua è perfetta. C'è un milione di cose da vedere e da fare. E tutto in pochi chilometri. Davvero una meta consigliatissima. È fredda, bellissima, fredda ma spettacolare.